Teramo si accende alla speranza con le luminarie di Natale, un addobbo elegante e festoso, curato dagli architetti Marco e Mara Lucchese, illuminerà la città fino all'Epifania, una tradizione accolta dai cittadini come segno di ottimismo e vitalità. La città si è accesa, ma che Natale ci aspetta? Noi non potevamo non accendere queste luci quest'anno, proprio quest'anno, nell'anno magari più difficile della nostra amministrazione, quindi un Natale Teramano che ha come titolo Accendiamo la speranza. Abbiamo utilizzato un termine al plurale, accendiamo proprio perché desideriamo mandare un messaggio a tutta la comunità teramana dicendo che ognuno può fare la propria parte e la deve fare in fondo. Sicuramente è un Natale dove venire incontro alle necessità delle persone che sono più in difficoltà per via dell'emergenza sanitaria e per i problemi economici che ne derivano. Sicuramente un invito a tutti i cittadini a scegliere le attività commerciali del nostro territorio, che sono quelle che anche sentono di più sulle proprie spalle il peso delle restrizioni della pandemia. È una continua sollecitazione a rispettare tutte le misure di sicurezza, perché questo è uno dei più grandi regali che ci possiamo fare in questo periodo di Natale. Noi dobbiamo continuare a rendere attrattiva ed accendere la luce della speranza sulla città di Teramo, perché è chiaro che nei momenti più difficili una comunità coesa può fare comunque la differenza e noi dobbiamo invitare tutti i nostri cittadini a fare questo. Intanto la prefettura di Teramo apre alle visite ai cittadini. In questi giorni di festa l'intenzione è quella di restituire alla vista della città scorci del cortile interno del Palazzo di Governo, edificato nel 1840. E per Capodanno il Comune non si fa trovare impreparato. Ci saranno 3 importanti eventi in streaming con artisti locali e non che ci accompagneranno verso il 2021, verso l'anno che verrà.